One Podcast. Cancelliere del popolo è il termine utilizzato da Adolf Hitler per descrivere se stesso come leader della Germania nazista. Non si tratta quindi di un'espressione qualunque. Lo sanno bene gli austriaci e lo sa certamente il leader dell'FPÖ, il partito di estrema destra che ha vinto le recenti elezioni parlamentari in Austria. Vi dico questo perché il leader del Partito della Libertà, questa la traduzione di FPÖ, Herbert Kickl, è stato il primo dopo Hitler a descriversi come cancelliere del popolo. Va però detto che ottenere il maggior numero di voti non significa automaticamente diventare cancelliere e governare quindi il paese. Sarà comunque il presidente Alexander Van der Bellen a dover indicare i ministri e il primo ministro, come prevede la Costituzione del paese. Tuttavia, non possiamo ignorare il fatto che l'estrema destra ha ottenuto il 29,2% dei voti, quasi raddoppiando il risultato del 2019. Un dato storico che non può passare inosservato. Le domande che dobbiamo porci sono molte, ma partiamo come sempre dall'inizio. L'estrema destra avanza spedita anche in Austria. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? La vittoria del Partito della Libertà in Austria ha creato divisioni anche all'interno della maggioranza italiana. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha parlato della necessità di un cordone sanitario per isolare l'estrema destra in Austria. Si propone quindi un ampio fronte di governo, centrodestra, centrosinistra e liberali, per impedire a Kickl di formare un proprio governo. Giorgia Meloni invece per il momento è rimasta in silenzio. D'altronde in Europa la presidente ha scelto di schierarsi con i conservatori, un gruppo più moderato rispetto ai Patrioti per l'Europa, l'alleanza a cui appartengono il Partito della Libertà e la Lega. Matteo Salvini infatti è intervenuto sull'esito delle elezioni austriache, festante, ironizzando sugli allarmismi di una parte politica, chiedendosi se non siano causati da un pasto troppo pesante. Sì, l'ha detto. Tuttavia, gli allarmismi di cui parla Salvini sono giustificati non tanto dalle preoccupazioni delle opposizioni della sinistra, ma dalle dichiarazioni di Kickl stesso, che non ha mai rinnegato la propria ideologia di appartenenza. A dirla tutta, non potrebbe neppure farlo. Il partito che guida è stato fondato nel 1956 da un ex membro del partito nazista e ufficiale dell'SS. Anche le parole d'ordine spesso sono le stesse, caratterizzate da campagne aggressive contro gli immigrati, in particolare contro la comunità islamica. Detto questo, gli austriaci, con un'affluenza che ha superato il 70% degli aventi diritto, hanno scelto di dare fiducia all'estrema destra. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica dalla Germania. Questa è la risposta che mi ha mandato. Da una prima analisi post voto emerge che gli austriaci che hanno votato Herbert Kickl e l'estrema destra, il suo partito, la FPÖ, e lo hanno portato a un record storico del 29%, e per la prima volta nella storia del dopoguerra è il primo partito, il partito più votato degli austriaci, sono sostanzialmente alcuni temi come l'immigrazione, il caro vita e la sicurezza intesa come la paura del terrorismo islamico. Questi sono, diciamo, a una rapida e superficiale analisi, le motivazioni che hanno portato tanti austriaci a votare per un partito considerato appunto di estrema destra e per un leader che a giugno ha fondato insieme a Viktor Orban, quindi a un autocrate che ha distrutto la democrazia in Ungheria, e insieme ad altri partiti come appunto il partito di La Lega, di Matteo Salvini, anche Marine Le Pen, i Patrioti Europei, che è un gruppo di estrema destra che adesso sta insieme in Europa. Il motivo per cui in Austria è stato votato così tanto è che è anche storico, nel senso che non c'è il cordone sanitario in Austria verso la FPÖ, un partito fondato da ex SS e nazisti mai redenti subito dopo la guerra. Non c'è però mai stato questo cordone sanitario, la gente non si vergogna tanto di votarli come si vergogna di votare in Germania per esempio la AfD, e anche lì sempre meno, cioè l'estrema destra di Tino Chrupalla e Alice Weidel. Le parole d'ordine tra l'altro sono le stesse: la remigrazione,
Deportation, quindi le deportazioni di massa di migranti. Purtroppo Kickl ha usato per se stesso un termine che usava anche Adolf Hitler, cioè Volkskanzler, cancelliere del popolo, e ha parlato anche della necessità di ripristinare un'Austria omogenea, che anche quella ricorda tempi bui e fa rabbrividire. Comunque, il motivo per cui vengono votati tantissimo è che gli austriaci li hanno già sperimentati al governo nel 2000 con Schlüssel, che era un cancelliere popolare, e anche nel 2017, più di recente, 18 con, 17 con Sebastian Kurz. Il problema è che Kickl, rispetto ai leader precedenti di questo partito, come Jörg Haider o Heinz Christian Strache, è molto più radicale. Grazie a Tonia Mastrobuoni. La politica è fatta oltre che di interessi, di ingombri. Chiaro che il vuoto lasciato in Italia, in generale in Europa, dalla sinistra o dalle sinistre negli anni passati, quando appunto hanno smesso di parlare ad una parte importante dell'elettorato, quel vuoto è stato occupato da altri, non è rimasto vuoto per l'appunto. Sono arrivate le destre, soprattutto le destre estreme, che sono capacissime di parlare alla pancia, come si dice, degli elettori. Non dimentichiamoci che appunto parole d'ordine come quelle utilizzate dai leader fascisti e nazisti sono molto simili alle stesse utilizzate oggi da gran parte dei leader dell'estrema destra. Prima dicevamo cancelliere del popolo, no? Che è un'espressione che utilizzava Hitler, ma che oggi utilizza Kickl. Quindi sicuramente non siamo di fronte a quello che a volte si sente dire, ad un ritorno ai campi di concentramento, per carità, però da qui ai campi di concentramento di cose brutte ne possono succedere tante. Ecco, magari proviamo a fermarci decisamente prima. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.